L'oggetto 42, fuga di operatori sanitari da ospedale di Terni. Numero abnorme di dimissioni volontarie rilevate da Albo Pretorio. Intendimenti della Giunta regionale circa stabilizzazione e potenziamento dell'organico. Ma solo l'assessore Coletto poteva trovare la causa della paralisi attuale della sanità umbra nei lockdown del 2020, che sono stati un modello internazionale di gestione della pandemia. Solo l'assessore Coletto. Io, assessore, le consiglio di fare una cosa. A questo punto dia mandato agli avvocati della Regione e della Giunta di querelare le sezioni riunite della Corte dei Conti. Perché se lei ci dice che i dati che sono all'interno del rapporto 2021 sul coordinamento della finanza pubblica della Corte dei Conti non sono veri, allora c'è un problema grande, perché la Corte dei Conti ci dice che le risorse umane generali sarebbero state incrementate del 12,5% per quanto riguarda i medici, contro una media nazionale del 21, quindi 12,5 contro 21, e 8,5 per quanto riguarda gli infermieri contro una media nazionale del 12,5. Ma se andiamo a guardare sulle assunzioni a tempo indeterminato, qui andiamo proprio nel paradosso, nell'assurdo. Cioè, l'Umbria risulta aver incrementato i medici per una quota dello 0,3% contro il 2% del dato medio del centro Italia. E per quanto riguarda gli infermieri questo dato diventa ancora più assurdo. Cioè lo 0,4% degli infermieri contro il 6,8% del dato relativo al centro Italia e del 3,4% dell'intero paese, quindi 0,4 contro 3,4 della media nazionale. Quindi questa è la tabella e non possiamo nemmeno dire è una situazione preesistente, perché questa è la situazione che avete gestito voi. Questa è la situazione che avete gestito voi nella comparazione fra le varie regioni. Ora, entrando nella fattispecie dell'interrogazione, noi il grido d'allarme dei sindacati in merito a quella che sostanzialmente è la carenza di organico incredibile che si sta avendo all'interno dell'ospedale di Terni. Abbiamo circa 70, ma ad oggi 100 unità, da quello che abbiamo letto sui giornali nella giornata di ieri, che diciamo sono fuori causa contagi. All'interno di questa situazione ci ritroviamo con una difficoltà di gestione che si insedia all'interno di questa carenza di organico che più volte e ogni volta, a dispetto di quello che dice la Corte dei Conti, avete negato all'interno di ogni sede istituzionale, all'interno delle commissioni, all'interno dell'aula. Ripeto, la Corte dei Conti vi smentisce. Abbiamo rilevato che da una disamina delle delibere del direttore generale pubblicate sull'albo pretorio per quanto riguarda, ripeto, l'azienda ospedaliera Santa Maria di Terni, risulta che il periodo che va dal 1 ottobre 2021 al 12 gennaio 2022 nell'azienda ospedaliera di Terni sarebbero avvenute un totale di 38 dimissioni volontarie da parte di medici, infermieri e tecnici, che rappresenterebbero quasi il 2,5% dell'organico dell'azienda. Nella fattispecie, sempre dalla disamina delle informazioni disponibili pubblicate, 18 cessazioni anticipate riguarderebbero personale già assunto a tempo determinato, 20 persone a tempo indeterminato, di cui 10 casi riguarderebbero cessazioni per pensionamenti anticipati attraverso il ricorso alla leva sociale, quota 100 o altre agevolazioni. Se andiamo a fare una comparazione con le altre aziende, ad esempio l'azienda ospedaliera di Perugia, sarebbero soltanto 17, quindi lo 0,8% dell'organico, di cui 11 casi riguarderebbero cessazioni per pensionamenti anticipati. Se andiamo a vedere invece le aziende sanitarie, il tasso di cessazioni volontarie avrebbe un livello inferiore all'1% dell'organico. Quindi, alla luce di questi dati, si chiede alla Giunta
quali sono effettivamente i dati sulle dimissioni volontarie avvenute nelle aziende ospedaliere e nelle aziende sanitarie locali nella nostra regione dal 1 ottobre 2010 al 12 gennaio 2022 e se questi dati siano conferma dell'abnorme fuga di operatori dal nosocomio Tornano rispetto alle altre strutture, sia alla luce dell'attuale crisi strutturale di carenza di personale dell'azienda ospedaliera di Terni, più volte denunciata da soggetti politici e sindacati, e acuita in ultimo dal fenomeno della fuga di operatori sanitari descritte in premessa, si intende attuare delle politiche volte alla stabilizzazione degli organici presenti, incentivando la permanenza di personale già formato, pienamente integrato e operativo all'interno dell'ospedale, rivedendo altresì i piani organizzativi e il fabbisogno di personale esistente, considerando in tale revisione anche i laboratori analisi. È chiaro e evidente che di fronte a questi dati, ribadisco, della Corte dei Conti, almeno che non intendiamo dire che questi dati non sono veri, c'è la necessità di un intervento straordinario e quindi io mi preoccuperei più che altro, senza ribadire ogni giorno che siamo in zona bianca, sì, siamo in zona bianca, ma abbiamo una sanità paralizzata. Prego, Assessore Coletto. Grazie Presidente. Nel sottolineare come le cessazioni dal servizio per dimissioni volontarie si collegano anche, non solo evidentemente, alla movimentazione dinamica delle assunzioni di diversi territori regionali e nazionali, si evidenzia inoltre che in conseguenza alla situazione pandemica è stata riconosciuta la possibilità di assumere personale anche le regioni che fino allo scorso anno erano in piano di rientro e quindi non autorizzate alla sostituzione del personale cessato. Questo ha generato un fenomeno fisiologico di riavvicinamento degli operatori provenienti dalle regioni citate. In merito ai numeri, si rappresenta che dal 1 ottobre 2021 al 16 gennaio 2022 l'azienda ospedaliera di Terni, a fronte di 28 cessazioni e non 35 per dimissioni volontarie, ha assunto 17 professionisti a tempo determinato e 96 professionisti a tempo indeterminato, tra cui 19 medici e 67 infermieri, come risulta dalla nota di riscontro allegata. Da elementi conoscitivi acquisiti dalle restanti aziende Uls Umbria 1, Uls Umbria 2 e azienda ospedaliera di Perugia emerge che nello stesso periodo nella Uls Umbria 2 le cessazioni per dimissioni sono 24 a fronte di 122 assunzioni. Nella Uls Umbria 1 le cessazioni per dimissioni volontarie sono 26 a fronte di 108 assunzioni. Nell'azienda ospedaliera di Perugia le cessazioni per dimissioni volontarie sono 35 a fronte di 74 assunzioni. Quanto alle politiche per la stabilizzazione del personale precario, nelle aziende sanitarie regionali della Regione dell'Umbria sono in corso già da tempo. Si richiamano gli accordi per la stabilizzazione di tale personale sottoscritti con le OSS, sindacali della categoria, in data 16 marzo 2020 e 6 dicembre 2021. Si richiama altresì l'intesa della Regione Umbria e le organizzazioni sindacali del comparto sanità in merito ai rapporti di lavoro costituiti nel corso dell'emergenza pandemica sottoscritta sempre il 6 dicembre 2021 con la quale, in via anticipata rispetto alla proroga dello stato di emergenza e in attesa dell'approvazione della legge di bilancio, è stato disposto di prorogare cautelativamente fino al 28 febbraio gli incarichi a tempo determinato, conferiti ai sensi delle disposizioni emergenziali per garantire la continuità dei servizi e assolvere allo svolgimento delle attività rese necessarie dall'emergenza pandemica, per il recupero dell'attività ordinaria resa più difficoltosa dalla situazione emergenziale, in atto per lo sviluppo delle azioni previste dal PNRR e dal Piano Sanitario Regionale, comunque nel rispetto dei vigenti vincoli normativi in tema di personale. Grazie. Grazie Assessore. Consigliere De Luca, per favore, sintetico, perché già nell'illustrazione è andato oltre il tempo. Grazie. Sono pienamente soddisfatto di aver preso atto che l'Assessore Coletto non ha smentito i dati della Corte dei Conti, quindi significa che questi dati sono veri e inoppugnabili. Oltretutto credo che, sotto questo punto di vista, citando, parafrasando il titolo di un vecchio film di John Carpenter, 2022, Fuga dalla Sanità Umbra,
è chiaro che ci troviamo di fronte a una situazione in cui la mobilità interregionale fra le varie regioni, nel dire le persone che lavorano in Umbria si riavvicinano a casa, quantomeno in primo luogo dovrebbe essere reciproca, e secondo fatto non possiamo in alcun modo giustificare un fenomeno di questo tipo sulla mobilità interregionale. Io credo che ci sia bisogno e necessità di affrontare seriamente questa situazione. Ripeto, sono pienamente soddisfatto che per la prima volta all'interno di quest'Aula i dati della Corte dei Conti vengano quantomeno riconosciuti come reali. Grazie consigliere, passiamo all'oggetto numero 44, adeguamento tempestivo delle tariffe per le strutture sanitarie e sociosanitarie, snellimento procedure di accreditamento. Prego consigliere Fora. Grazie Presidente, ringrazio anche l'assessore Coletto che oggi si è prestato a fare gli straordinari dandomi disponibilità a rispondere a questa question time. Per la verità avevamo superato il numero delle interrogazioni previste per un singolo assessore, io ne avevo preparata un'altra per la Presidente Tesei, ma non essendoci ringrazio l'assessore Coletto d'aver concesso anche la risposta a questa ulteriore question time. Sarò molto breve, il tema è stato più volte discusso da quest'Aula e riguarda la necessità di procedere velocemente con l'adeguamento per le tariffe delle strutture sanitarie e sociosanitarie operanti nella nostra regione. Io già in data 28 febbraio 2020 avevo sollecitato la Giunta ad adempiere e attuare il percorso di accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie e prendo atto positivamente che il percorso finalmente, dopo anche a onor del vero diversi anni in cui non era stato riavviato questo percorso, o meglio era stato riavviato ma poi con l'interruzione precedente della Giunta era stato tutto interrotto, la Giunta regionale con una delibera dell'11 maggio 2021 ha avviato prima il riconoscimento dei ristori previste dal DL Ristori a livello nazionale e poi successivamente un tavolo di lavoro con un gruppo che ha iniziato a operare per la revisione di tutti gli standard legati all'accreditamento e di conseguenza successivamente anche alla revisione delle rette. Purtroppo ad oggi, ma ovviamente sono consapevole anche che il percorso richiede dei tempi, nonostante sia stato fatto anche, ritengo, un percorso di partecipazione abbastanza soddisfacente in relazione alla costruzione del nuovo regolamento e degli standard relativi al percorso per l'accreditamento sociosanitario, è di tutta evidenza che l'adozione di un organico regolamento complessivo di disciplina accreditatoria e poi delle nuove tariffe preveda tempi medio-lunghi, quando invece le strutture operanti nella nostra regione versano già in gravi difficoltà, come abbiamo più volte evidenziato. Il meccanismo di accreditamento messo in campo con gli standard previsti richiede giustamente la predisposizione di elaborate documentazione per cui le strutture debbono necessariamente rivolgersi ai consulenti formati e competenti nel seguire questi iter e questo fa sì che aumentino sia i tempi che anche i costi relativi all'approvvigionarsi di consulenti che possano seguire questi iter per tutte le strutture. Tutto ciò premesso, interrogo l'assessore Coletto e gli chiedo di aggiornarci rispetto alla possibilità che nelle more dell'adozione definitiva del regolamento si possa, come era anche emerso peraltro e l'assessore aveva in alcune occasioni dato questa disponibilità, procedere intanto all'adeguamento dell'aumento del costo della vita, le tariffe vigenti, ferme ormai, ricordo, in alcune occasioni, in alcuni standard, anche da oltre 15 anni, e se in ordine alle procedure di accreditamento non si intende a semplificare sia sul versante delle strutture che su quello dei prestatori di opere e dei consulenti le procedure, ipotizzando anche magari un ampliamento della durata dell'accreditamento in quanto i costi per costruire il percorso da parte dei gestori sono tendenzialmente comunque medio-alti. Grazie. Grazie consigliere, prego assessore Coletto. Grazie Presidente. L'assessorato, la struttura meglio dell'assessorato, sta completando un importante e complesso lavoro di riforma
di tutte le tipologie di strutture extraospedaliere che ridefinisce gli standard di qualità e sicurezza, nonché i requisiti e l'intensità assistenziale di ciascuna figura professionale coinvolta. Prima c'era una gestione indifferenziata e delle tariffe indifferenziate. Io reputo che sia opportuno che venga differenziata la tariffa in funzione della prestazione resa ai pazienti ricoverati in queste strutture sociosanitarie piuttosto che sociali. Rappresenterà una significativa innovazione, appunto, in linea con le più recenti indicazioni nazionali in materia di assistenza territoriale, che consentirà anche di ripianare i nuovi standard alle tariffe vigenti, ferme dal 2009. Nel frattempo gli uffici regionali hanno già predisposto una prima bozza di calcolo dei nuovi costi al fine di accelerare il lavoro di ridefinizione delle tariffe. Inoltre coinvolgeremo in tempi brevissimi Federsanità ANCI in considerazione dell'impatto sui comuni e sulle zone sociali della quota sociale delle tariffe. Una volta stabilite le tariffe, le aziende USA aggiorneranno le convenzioni in essere. Il nuovo sistema di accreditamento, che è ripartito essendo qualitativamente migliore, prevede indubbiamente procedure più gravose e onerose rispetto al passato, non solo in termini di corresponsione degli oneri alla Regione, ma anche in termini di consulenti personali di cui le strutture devono avvalersi per poter espletare le nuove procedure. Consigliere Fora, interrogante, ha fatto proprio un'istanza che promana dagli enti gestori delle strutture sociosanitarie. Le organizzazioni di rappresentanza delle strutture, infatti, hanno più volte posto l'esigenza di ridurre i costi dell'accreditamento, ovvero di allungare i termini di validità dell'accreditamento al fine di spalmare su più annualità l'impatto degli accresciuti oneri di accreditamento. La struttura e l'assessorato sta valutando una propria proposta di modifica del regolamento dell'accreditamento, già tecnicamente validata dal Comitato Legislativo della Giunta, il quale, tra le innovazioni, prevede anche di aumentare la durata dell'accreditamento da 3 a 5 anni. Questo ci permetterebbe di diminuire quelli che sono i costi legati all'accreditamento istituzionale delle varie strutture che rendono servizio e erogano prestazioni a questo punto di alto livello nel territorio della Regione Emilia. Grazie. Grazie Assessore, prego Consigliere Fora. Grazie all'Assessore Coletto per la risposta, anche grazie per aver riavviato l'iter legato al regolamento per l'accreditamento, anche con un gruppo di lavoro che è stato in maniera sapiente coinvolto attraverso un lavoro partecipato. Ben venga la conferma della possibilità di un allungamento del periodo perché si possano ottimizzare i costi delle consulenze. Non ho capito, oppure non ho trovato nella risposta, diciamo così, l'input alla mia domanda, cioè se c'è la disponibilità a procedere in tempi brevi all'adeguamento all'Istat rispetto alle tariffe, nel mentre si costruirà un percorso che necessariamente è un po' più lungo, però vedo che l'assessore annuisce, quindi la considero come un ulteriore addendum alla risposta che già mi ha fornito. Grazie.